Voilà. Oh. C'est good. Tend ta tête. Les trous! Et donc? Tu sei davvero sicuro che io non ti senta mentre strisci nell'ombra, Bayek di Siwa? Ho seguito la tua scia di morte e di follia dalla mia patria fino ad arrivare qui. Adesso risponderai della morte di mio figlio, Romano! No, egiziano. Adesso tu ti inchinerai di fronte al tuo dio!
ucciso mio figlio, i miei amici! Perché non mi hai ucciso ad Alessandria quando potevi? Dovevi unirti a loro! Ne avevi bisogno! Ma tu hai scelto la schiavitù! Amico Ezefa era davvero un testardo, proprio come tuo figlio. Il tuo tempo su questa terra è scaduto! Presto anche la tua mente vacillerà. Alla fine succede a tutti. Il mio potere. Il mio potenziale non riesce. Sei solo un povero contadino. Pastori di cammelli e sparatori di merda. Questo è tutto ciò che offre l'Egitto. Hai negato a mio figlio l'aldilà! Giudicato nella Duat! Ah!
Era mio figlio, Flavio. Mio figlio! Quella è l'unica cosa di cui non mi pentirò mai nella vita. Io non ti darò mai pace. La morte di tuo figlio ha fatto sì che l'ordine si inchinasse a me. Compreso Cesare. Roma era mia. Ho guadagnato un impero di migliaia di figli ed erano uno più potente dell'altro. Avanti! Finiscimi! Codardo! Sprechi il tuo tempo! Io non posso farlo! Non posso farlo! Va bene così, papà. No. Io ti perderei per sempre. Per sempre no. Sarò nei campi dei giunchi ad aspettarti. Nessuno dovrà ritrovare la reliquia. Aya deve sapere che nostro figlio ha trovato la pace. Cosa sarebbe?
Aleon on elefteson sem non karamke vine, ak meon viladiun, teke uyen ester, ude para perindaka. Oh, pakek meno. Nun eskedi. Beh, è davvero una sfida impegnativa, Esio. Nessuno può andare lassù a par... Nessuno può andare lassù a parte i romani. Ma sono sicuro che saprai tenere a bada qualche soldato. Sei pronto, Baye? Ti presento la Kratos. Devo farmi vedere qua. Oh.
degli dei? È troppo alto! Forza, salta, Bayek! Salta dalla cima della torre! So che puoi farcela! Non pensare all'acqua profonda! No, no! So che i romani ci tengono un mostro! Lui non ha paura dei mostri, vero, Bayek? Thank you.
fatta non porterà a nulla. Zeus proteggerà il nostro fondatore. Ehi, tu laggiù. Questa rivolta non porterà a nulla. Zeus proteggerà il nostro fondatore. Ehi, tu laggiù. Sei una guardia. Ci puoi aiutare? Il fato del nostro fondatore è in vita. Non porterà a nulla. Zeus proteggerà il nostro fondatore. Ehi, tu la... Io non sono una guardia, sono un Magi. Sì, avrei dovuto notarlo. Questa gente non capisce. I nostri amici romani non tollerano le insubordinazioni. Perché stanno protestando? Sono tutti preoccupati per il nostro fondatore, il grande Batto. Il centurione ha chiuso la sua tomba e alcuni pensano che l'abbia profanata. Poi ha lasciato uno scarabocchio sulla porta ed è tornato all'Acropoli. Ti prego, ci serve qualcuno che indaghi senza allarmare i romani. E se quella persona trovasse qualcosa e venisse qui a dirmelo, gliene sarei molto grato. Anche i greci trattano i loro morti con rispetto. E ora soffrono come gli egiziani. Vuoto.
vino e idiozia sono una pessima combinazione. La tomba è stata saccheggiata. I romani cercavano qualcosa. I romani non hanno rispetto per i morti. Il fondatore deve essere stato sepolto con questi tesori. Le reliquie sono sparite. Marco e medaglione sono spariti. I romani sono soltanto dei ladri di tombe. I greci capiscono cosa si prova a essere egiziani. Ora che la loro terra, i loro dei, i loro morti e le loro reliquie sono dissacrate dagli invasori. Sono gradito. Questo deve essere l'arco di Batto. Il medaglione di Batto. Il sacerdote sarà lieto di riavere le reliquie. I tuoi sospetti erano fondati. I romani avevano preso il tesoro di Batto. Hai con te le reliquie? Sì. Non hanno ricevuto il rispetto che meritano. Quegli sporchi profanatori. Terrò al sicuro il medaglione di Batto. Si dice che se lascia la città saremo colpiti dalla sventura. E l'arco? Deve tornare al servizio della Cirenaica.
Per favore, tienilo. Usalo per insegnare ai romani a rispettare i morti. Con piacere. Il fondatore ti protegga. Addio, Magi. Valente Ivi! Et non mover. Thank you.
Wow. Per gli oggetti più ra... Vedi molti egiziani a Cirene. Il topo non giudica mai nessuno, ma tu dai nell'occhio. Il topo? Strano soprannome, amico mio. Sì, mi chiamano topo perché non esiste cosa a cui non riesca ad arrivare. Seguimi alla mia bottega e vedrai. Ho archi, spade, scettri. Non rimarrai deluso. Il topo te lo garantisce. Signor... Bayek. Va bene. Vediamo che cos'hai, topo. Non hai problemi con i romani? Beh, sai cosa si dice dei nostri amici latini? I greci inventarono il triangolo. I romani aggiunsero le donne. Comunque, so nascondermi bene, signor Bayek. È necessario col mio aspetto. Tutti credono che io sia dannato. Invece sono un imprenditore e salvatore di cuccioli smarriti. Cuccioli smarriti? È lui! Il topo! Schifoso criminale! No, no, no! I soldati hanno trovato la bottega! Quei cani romani avranno portato il mio scrigno alla caserma. Per favore, lo riprenderesti? Perché mai dovrei farlo? Perché sai che vuol dire essere emarginato, oppresso da coloro che si credono migliori di te. Il topo morirà per le strade senza più nulla di che vivere. E quei poveri bambini, chi mai penserà a quei bambini? Inoltre, potrei dare una bella ricompensa al mio salvatore. Non voglio avere quei bambini sulla coscienza. Gli dèi ti benedicano, signor Bayek. Ti aspetto al mercato dietro le terme. Buona fortuna, amico. Meglio non attirare l'attenzione. La roba del topo. Bayek, hai trovato il mio... Mi hai salvato la vita un'altra volta, signor Bayek. Quale fortuna! Sono stati gli dèi a portarti da me in questo giorno glorioso. Ricevi l'abbraccio del topo, segno della mia eterna gratitudine. No, grazie. Soldi, allora. Avrai tante ricchezze da fare invidia a Creso. Abbi cura di te, topo. Cerca di non cadere in altre trappole. Ah... Che grazia, che spirito! Meriti molto più dei semplici soldi. Torna più tardi da me e troverò qualcosa di speciale da darti.
Sì, un Yegone!